I comuni sono l'asse portante del nostro paese. Sono stati realmente il primo spazio pubblico e attivo per i cittadini fin dai tempi della Grecia. Lo sono stati nel Medioevo e nel passaggio tormentato alla modernità. Sono tornati ad esserlo prepotentemente nel 1993, quando in Italia fu compiuta la prima e poi unica grande rivoluzione politica amministrativa. Il rappresentante del popolo è stato direttamente eletto dalla gente. È la storia e l'economia del nostro paese che ci porta a considerare primario e centrale il municipio nella vita pubblica, poiché riesce a far sentire di più il legame tra istituzioni e le necessità delle comunità. E il ritorno alla visione municipale è tutt'altro che un rifiuto della dimensione globale dell'economia e della tecnica, ne è piuttosto il contrappeso e il coronamento. Su queste basi, Municipia vuole essere un luogo di discussione aperta, libera da steccati ideologici, e per questo lancia un appello alla società civile, alle forze produttive, a chi ama la politica, agli stessi sindaci e amministratori, a chi vuole occuparsi dei problemi della vita pubblica, a partire dalla sua città, a chi vuole vivere la sua attualità con un rinnovato spirito di speranza. Dobbiamo ripartire dai comuni, ripartire dal sentire comune, ripartire dal bene comune. Dobbiamo ricominciare dai municipi. Città per città, paese per paese, per convincere la nostra classe politica a riformare per un vero cambiamento e non a far finta che qualcosa cambi perché tutto resti come prima. Siamo al tracollo, consegneremo le chiavi dei nostri esercizi commerciali, le chiavi delle nostre attività, le chiavi della nostra vita, del nostro lavoro qui in prefettura, sede simbolo del governo nei municipi, sul territorio. Queste sono le parole del presidente di Confcommercio, Gelsomino, che ha proferito ieri in prefettura, un messaggio consegnato ieri in prefettura che racconta la drammaticità che sta vivendo la situazione economica qui in Capitanata, certo in tutto il mondo, ma i territori più deboli soccombono prima e in maniera forte e pesante. Continuiamo a sentire il peso di questa crisi. Di economia, di lavoro, parliamo oggi in questa nuova puntata di Municipia, lo facciamo con esperti, ospiti importanti, rappresentanti di istituzioni. Andiamo subito a presentarli: il presidente di Confcommercio, Damiano Gelsomino, la segretaria della CGIL, Foggia, Filomena Trizio, il presidente di Confindustria, Pino Di Carlo, il presidente della Camera di Commercio, Fabio Porreca, il segretario provinciale della CNA, Antonio Trombetta, e il presidente di Copagri, Luigi Inneo. Siamo nella sede di Confcommercio, qui c'è anche il pubblico, ci sono imprenditori, ci sono disoccupati, ci sono operai, ci sono agricoltori. Siamo in questa sede perché questo è il simbolo, come tante altre sedi di confederazioni dell'economia, uno dei simboli dell'economia della nostra Capitanata. Ma abbiamo scelto questa sede perché ieri il presidente Gelsomino, che ringraziamo per l'ospitalità, ha consegnato in prefettura questi dati.
I numeri della crisi, un bollettino di guerra in Capitanata, meno 6.000 imprese nel solo 2013, il 10% delle attività ha abbassato la serranda secondo i dati di Confcommercio Foggia. I settori più colpiti, il commercio al dettaglio che ha chiuso a quota meno 1.050 e la ristorazione, meno 330 aziende. Il saldo tra cessazioni e nuove aperture più che negativo, meno 400 esercizi nel commercio, meno 120 nella ristorazione. La spesa media mensile delle famiglie si è contratta di circa 200 euro in tutta la Puglia, Capitanata compresa, 198 euro in meno nel portafogli per la precisione. Sono una caporetto anche i dati dell'edilizia. Secondo l'osservatorio della Cassediere di Foggia, in 5 anni dal 2008 al 2013 hanno chiuso 711 cantieri, 4613 i posti di lavoro persi, per una riduzione della massa salariale di quasi 35 milioni di euro. La CGIL nel recente congresso ha diffuso le cifre della sua crisi. Il tasso di disoccupazione maschile nel 2012 è stato il più alto in tutta la Puglia, quasi il 17%, il più alto di Puglia anche il tasso di giovani senza lavoro tra i 15 e i 29 anni, tasso che supera il 38%, quasi uno su tre senza lavoro, male anche per le donne disoccupate, una su cinque, il 20,4%, peggio fa solo Lecce. 12 milioni e mezzo le ore di cassa integrazione tra il 2011 e il primo semestre del 2013, per un calo nelle buste paga di 32 milioni di euro. Piaga di tutte le piaghe resta poi l'illegalità, anche e soprattutto in agricoltura. Il 60% delle aziende controllate nel 2012 è risultato irregolare. Nel privato non va meglio. Gli anziani, vera ossatura delle famiglie in difficoltà, vivono per la gran parte sotto i 1.000 euro. 166.000 pensioni erogate nel 2012, poco più di 600 euro il denaro col quale sopravvivere. Allora, questi dati sono i dati della crisi, sono i dati che raccontano di un territorio praticamente devastato. Presidente Gelsomino, inizio da lei perché poco più di 10 giorni fa è stato a Roma, sì. Ha partecipato ad una grande manifestazione che hanno preso parte le piccole e medie imprese. Dopo 31 anni sono tornati in quell'occasione a chiedere aiuto allo Stato, al governo. Quindi lei può darci anche un po' il termine di paragone con quelli che sono i dati nazionali, perché lei ha avuto la possibilità di confrontarsi dal vivo, come stiamo facendo noi oggi qui, con altri imprenditori. Sì, effettivamente posso dare dei dati nazionali, o meglio il bollettino da guerra nazionale, che poi confrontati con i nostri dati provinciali, forse i nostri sono leggermente peggiorativi rispetto a questi. Nel 2013 in Italia sono cessate 372.000 aziende, cioè praticamente oltre 1.000 aziende al giorno. Il saldo anagrafico di fine anno tra iscrizioni e cessazioni risulta un dato negativo dell'1,9. Il commercio al dettaglio e le attività turistiche hanno diminuito di 31.000 aziende. Il reddito pro capite individuale da lavoro dipendente è diminuito dell'oltre il 10%. Nel primo semestre del 2013 abbiamo avuto un incremento di fallimenti di oltre il 12%. Cioè, questi sono dei dati che onestamente delineano il bollettino da guerra che oggi attraversa la nostra la piccola e media impresa. Se poi li vogliamo confrontare con i nostri dati provinciali, forse la negatività aumenta, in quanto noi abbiamo oltre, come avete detto bene nella scheda, oltre 6.000 aziende che nella provincia di Foggia hanno chiuso i battenti, di cui 1.050 aziende di commercio al dettaglio. Quindi io penso che dopo questi dati, insomma, bisogna fare qualche riflessione. Cioè, noi stiamo ammazzando, stiamo distruggendo quella che è stata ed è per l'Italia, rappresenta l'ossatura. Cioè il 94% delle aziende italiane è formata dalle piccole e medie aziende. Forse è stata un'eccellenza per l'Italia avere
essere stata costruita sulla piccola e media azienda. Oggi questa piccola e media azienda si vede costretta a morire. Perché? Per via delle troppe tasse. Che cosa avete chiesto al prefetto? Al prefetto abbiamo chiesto, prima di tutto, abbiamo chiesto di non far pagare agli imprenditori gli interessi di mora per quanto riguarda la TARES, di permettere dilazioni, ma nello stesso tempo abbiamo chiesto al prefetto di promuovere un tavolo tecnico in prefettura con tutti i sindaci dei comuni per far sì che le organizzazioni datoriali devono far parte di questi tavoli per far sì che noi vogliamo capire questi aumenti da dove derivano e come verranno impiegati. E dove finiscono in sostanza. E dove finiscono, esattamente. Questo è quello che noi abbiamo chiesto. Sinceramente oggi abbiamo già ricevuto dal viceprefetto un invito a promuovere questo tavolo e quindi io penso che nel breve periodo tutti i sindaci dei maggiori comuni della provincia di Foggia faremo questo tavolo tecnico in prefettura per definire appunto questa situazione. Quindi ci saranno appunto gli enti locali, almeno certo. I sindaci dei cinque maggiori comuni, cioè della certo. Pentapoli, ovvero Foggia, Manfredonia, Cerignola Lucera, San Severo, magari Vieste, anche San Giovanni, qualche altro comune, sì, appunto Vieste, San Giovanni. Vieste, San Giovanni, importante Lucera. Insomma. La crisi sta erodendo chiaramente anche gli stipendi, provoca morti nelle imprese, se muoiono le imprese c'è disoccupazione. Si faceva a margine dell'incontro, si faceva una riflessione proprio con il presidente Gelsomino, 31.000 piccole aziende, piccoli sì. Esercizi commerciali, significa una media di dipendenti? Diciamo sarebbero circa 60.000 persone a voler essere proprio, a mantenere dei numeri molto bassi, vero? Se vedete. Sì. Ecco, in questo contesto il sindacato come si inserisce? Cioè rispetto a quelle che sono anche nuove politiche economiche, un nuovo contesto, un nuovo mercato, nuove necessità di avviare diverse contrattazioni, poi parleremo anche magari della Job Act che si profila all'orizzonte, vedremo quello che porterà. Ma parto intanto dal dato dei lavoratori. C'è la perdita di posto di lavoro, c'è anche contemporaneamente una riduzione bestiale delle retribuzioni, fra cassa in deroga, mobilità, c'è una contrazione salariale e quindi di reddito che aggrava ulteriormente il peso. E tutto questo poi è quello che in economia locale, ma in economia nazionale, ha determinato il collasso della domanda interna che paghiamo poi in termini di produzione, perché questo è il punto da cui partire. Sul che fare, io credo che noi abbiamo una necessità estrema di cambiare pagina nel paese e a Foggia, perché si è detto a fine dicembre, si è magnificato il fatto che la recessione stesse finendo, fosse finita, ci auguriamo tutti che sia vero. Se aspettiamo però che siano questi ritmi fragili, flebili, ammesso che ci siano, di crescita, quelli in grado di ridare e di rimettere in moto il volano dell'occupazione, non andiamo da nessuna parte, ci vogliono almeno fra i 10 e i 15 anni per riuscire a riprendere quello che c'è. Allora, rispetto a questo, noi chiediamo da tempo, ma è un grido sempre meno isolato, è la richiesta che ha avanzato Confcommercio, per altri versi quella che ha avanzato anche Confindustria. Siamo a un punto della crisi rispetto al quale bisogna smetterla di gestirla per via ragionieristica. Non bastano soltanto le quadrature di conto e di bilancio. Occorre che a partire dall'Europa, ma anche che questo Paese scelga e scelga di investire sullo sviluppo. Per investire sullo sviluppo occorre una politica espansiva forte dello Stato. La crisi del 29, che è lontana da noi temporalmente, si è usciti dalla Grande Depressione con il New Deal di Roosevelt, cioè mica in altro modo. Le imprese sono strozzate, la domanda interna è crollata. Se non si rimette in moto una mano dello Stato che sia in grado di rimettere in pista il lavoro,
con delle coordinate precise, reinvestendo su un modello di sviluppo di questo paese che va ripensato e che non può più essere lasciato a se stesso, che significa mettere mano alle criticità del paese, che significa investire sulle potenzialità del paese, rimettendo in moto una macchina. Faccio un esempio per tutti, l'ambiente. Noi continuiamo a buttare soldi per le crisi e a non fare nulla per la prevenzione. Poi arriva l'acqua e sfracella, spazza via tutto e crea morti. Allora, bisogna ripensare e ripartire di qui. Questo è vero in Italia ed è vero a Foggia. Magari anche sulle soluzioni che potremmo dare anche localmente, torniamo dopo. Presidente Di Carlo, le imprese vanno in crisi, anche sono andate tante in crisi anche perché c'è un difficile accesso al credito e c'è una difficoltà per quanto riguarda l'accesso al credito vantato in particolare nei confronti della pubblica amministrazione. Confindustria aveva chiesto anche un tavolo alla Regione, a proposito di tavoli, perché ce ne sono molti già in itinere. Come sta andando? Beh, intanto io vi ringrazio per avermi invitato. Purtroppo i dati che avete illustrato riguardano il 2012. La situazione è molto peggiorata. Sì, quando parliamo di disoccupazione femminile siamo passati dal 20 al 23 e 50. Per la disoccupazione siamo passati dal 16, dal 17 al 20. Cioè, voglio dire, la situazione ci sta sfuggendo di mano. Allora io mi chiedo. Sono i dati, oltretutto, mi perdoni, sì, sono del 2012. Dell'osservatorio sì, della sì, cassa ma sono edile, del 2012, esempio, voglio dire, non sto dicendo i vostri sì, sono sì, esatti, sì, ma sì. Sono del 2012. Certo. Il fatto che siano peggiorati in maniera così rapida e repentina fanno capire che stiamo precipitando, perché a questa velocità non è più una questione, come dire, fisiologica, è una questione patologica di un mondo economico che sta precipitando, perché perdere 3-4 punti all'anno di occupazione è una tragedia. Ma io non mi voglio soffermare sul 40% dell'edilizia, sugli ammortizzatori sociali, la cassa in deroga che tra poco scadrà e che tutti questi andranno in mezzo alla strada e quindi questa bomba che ci troveremo a gestire. Però lei mi ha fatto una domanda che secondo me è il centro del ragionamento. Noi chiamiamo, io ho detto prima, non noi a livello nazionale con Confcommercio siamo molto vicini, lo siamo un po' meno a livello locale, ma condividiamo comunque le stesse preoccupazioni, perché le dimensioni delle aziende sono molto simili, il 96% delle aziende del nostro territorio, che siano del commercio, che siano dell'industria, sono delle piccole aziende che hanno una gestione, diciamo, personale, familiare. Quello che io mi chiedo e che non si sta affrontando è questo. Tutti chiedono ai commercianti, agli industriali, agli imprenditori in generale di resistere. Ma per chiedere di resistere bisogna dargli una mano. Allora io certe volte, così mi innervosisco molto, quando per esempio vedo che Draghi non tocca, diciamo, il costo del denaro. Questa cosa che viene pubblicizzata in televisione, a chi riguarda? A chi interessa? Che cosa ha a che fare con la quotidianità degli imprenditori? Gli imprenditori oggi in banca pagano interessi pazzeschi del 10-15% e non possono dire niente perché non sono nella condizione di restituirli. Perché tu puoi andare in banca e non accettare delle condizioni, quando sei pronto a dire va bene, che cosa vuoi? Mi fai questa condizione, non l'accetto. Gli imprenditori stanno subendo una violenza micidiale dal sistema bancario. Allora, in questo momento in cui noi chiediamo all'impresa di resistere aspettando la ripresa, gli dobbiamo dare uno strumento per resistere. E se il denaro costa lo 0,25, io credo che un'azienda, io parlo di una piccola azienda, una piccolissima azienda oggi, del commercio, dell'industria, voglio dire, che ha quei numeri che ho visto sul manifesto di Confcommercio, che mi sembrano dei numeri reali, oggi viaggia con 100.000 euro, do un numero chiaro, no? Se no ci parliamo di certo. Teorie, viaggia con 100.000 euro di esposizione col sistema bancario, che oggi gli costano, se gli va bene, 15.000 euro l'anno.
15.000 euro l'anno. Basterebbe che a livello nazionale si facesse una banca pubblica, si desse un finanziamento alle piccole imprese per resistere, non a fondo perduto, ma con dei tassi che sono quelli della Banca Centrale Europea. Già questo basterebbe per avere un po' di ossigeno. E invece l'imprenditore non gli viene dato niente, anzi ogni giorno gli viene aumentata l'imposizione fiscale. Io mi scuserà la mia collega della CGIL quando dico sempre il fatto del maratoneta, ma questo imprenditore quanto pensate che possa resistere se ogni giorno gli mettete una tassa? Non è che ha una capacità di resistenza infinita. Quindi lo Stato non solo non capisce che deve, speriamo, adesso abbiamo questa nuova, passiamo da una speranza all'altra, lo Stato non solo non capisce che non può più chiedere niente all'imprenditore, ma lo deve aiutare a venire fuori, perché altrimenti l'impresa di questo paese morirà in silenzio. Questa è un'eutanasia che tutti quanti stiamo lentamente perpetrando. Quando uno viene fuori da un altro paese e torna in Italia, lo sapete la sensazione che si ha quando si torna in Italia? La sensazione di una sala d'aspetto, dove tutti aspettiamo che succeda qualcosa. Quindi bisogna dare una mano, perché adesso si sono accorti che il debito pubblico è avanzato. È avanzato perché? Perché non ci sono le entrate fiscali. Ma se l'impresa non lavora, il commerciante non lavora e non guadagna, come fa a pagare? Voglio dire, ci siamo incartati senza capire che l'Italia non potrà mai partire se non viene data una mano all'impresa, gli unici, perché sull'impresa grava poi tutta questa ambaradan che dobbiamo mantenere, che dovrà pure essere tagliato da qualche parte. Le imprese non hanno la forza, quelli che producono qualcosa, di mantenere questo paese che fino a ogni giorno ci sono sperperi della politica, ogni giorno ci sono sperperi della pubblica amministrazione, ogni giorno ci sono ruberie, ogni giorno... Chi le deve mantenere queste cose? Quelli che producono qualcosa siamo noi. Allora, chiudo perché non voglio prendere troppo tempo. Sì, una battuta a testa perché vai. Sì, sì. Basta, insomma, dobbiamo fare le persone serie. Questo circo in cui noi siamo costretti a partecipare, bisogna interromperlo, bisogna rimettere al centro l'impresa e bisogna aiutarlo. Il commerciante che sta ancora in vita, l'imprenditore che sta ancora in vita, va aiutato, ma nei fatti, finanziariamente, non con le chiacchiere. Intorno all'industria, parliamo in particolare, l'edilizia è uno dei settori più in crisi. Intorno all'industria chiaramente c'è molto indotto. Il settore dell'laterizio, il comparto dell'laterizio è quasi scomparso in Capitanata. Così anche i cementifici, così anche va in sofferenza l'artigianato. Penso al settore lapideo, che è uno invece dei comparti che pare resista, però resiste in virtù dell'export. E quindi noi esportiamo praticamente la materia grezza. Abbiamo perso, segretario Trombetta, abbiamo perso molto dell'artigianato anche in quel settore, quel comparto, e quindi significa perdita anche del valore aggiunto, no? E anche lì ci sono l'artigianato è uno dei settori che più ha pagato pegno nell'ultimo anno. Tenete presente questo: la stragrande maggioranza dell'economia della provincia di Capitanata vede come protagonisti imprese di piccole dimensioni e in gran parte imprese dell'artigianato. Sono imprese che hanno un mercato sostanzialmente locale, provinciale, e che garantiscono la qualità della vita e delle città, della vita dei cittadini e delle città, e che quindi hanno come punto di riferimento principale i consumatori locali. Queste imprese hanno avuto il rapporto con la crisi con ritardo, perché la crisi dalle nostre parti è arrivata con ritardo, non è arrivata nel 2008, nel 2009, abbiamo iniziato a sentirla tardi,
e la sensazione che ho è che sentiremo tardi anche i venti della ripresa, e quindi è una preoccupazione forte la nostra. Sì, è vero che in questa terra abbiamo ricchezze che non valorizziamo. Lei ha fatto l'esempio della pietra, sì. Si potrebbe citare l'esperienza fantastica, purtroppo superata senza che nessuno se ne accorta, della industria del mobilio nelle realtà di San Severo, o della trasformazione dei prodotti agricoli, che non è mai stata adeguatamente valorizzata e che oggi vivono la crisi con più forza. Io ho alcuni dati che voglio darvi. Nel settore dell'autoriparazione abbiamo perso quasi il 70% del lavoro dipendente. Molte officine restano aperte con l'impegno del solo titolare, che non ha più clientela e cerca di arrabattarsi. Il settore dell'acconciatura, parrucchieri, estetiste, sono ammortificate da una crescita pazzesca dell'abusivismo, tanto lavoro illegale in nero e tanti negozi che chiudono. Ora, come riuscire a ragionare su queste cose? Io credo che ci sono livelli della politica e dell'impegno che devono essere differenziati. È chiaro che abbiamo bisogno di una politica nazionale che cambi rotta, su questo non possiamo che concordare. Il rigore non aiuta la ripresa, e quindi bisogna ridare fiato con politiche espansive e con nuovi interventi anche da parte dello Stato. Abbiamo bisogno di una politica industriale vera che ridia sfogo a livello nazionale. Poi abbiamo bisogno di impegni a livello locale, cioè sentirci corresponsabili. Tra poco questo, sentiremo questo un meccanico proprio su questo. Questo è la parola d'ordine. È evidente che a livello locale l'impegno delle amministrazioni locali quale deve essere? Per l'edilizia, provare a sostenere la manutenzione del patrimonio. Abbiamo una bellissima esperienza fatta nel mio paese, all'Esina, dove il Comune ha cofinanziato il rifacimento delle facciate per il 70% della spesa, contribuendo il pubblico per ridare fiato alle piccole imprese dell'edilizia. Per quanto riguarda... Magari, segretario, sulle proposte magari torniamo, così come sulle soluzioni, su progetti, idee, insomma, torniamo tra poco. La fermo qui perché volevo sentire il presidente di Copa Grinneo, e subito dopo sentire una nostra scheda realizzata dal collega Francesco Fredella, è un'intervista proprio ad un meccanico che parla proprio della situazione della fiscalità locale, del peso della fiscalità locale, e subito dopo una intervista ad un imprenditore della ristorazione. Presidente Inneo, l'agricoltura è il settore primario, se frena, come ha frenato, frena tutto. Intorno all'agricoltura gira, intorno a Madre Terra gira l'universo mondo, quindi... Specialmente in una provincia come quella foggiana, esatto, che è una provincia prettamente agricola. In effetti gli altri settori tiravano quando tirava l'agricoltura. Infrenata l'agricoltura, a cascata sono andati in frenata tutti gli altri settori. Il problema dell'agricoltura è lo stesso problema degli altri settori. Io anzi mi devo complimentare col Presidente di Confindustria, perché loro riescono a entrare in banca e avere finanziamento con 15%. Gli agricoltori vengono semplicemente lasciati fuori, quindi non hanno proprio la possibilità. Perché ne incontro parecchi. Li fanno entrare. Ma li vanno a mettere fuori. No, difficilmente, visto che non arriva più fondi da nessuna parte, perché i nostri problemi... Poi anche col credito agrario, no? Sì, noi parliamo di credito agrario, parliamo un po' dei problemi della burocrazia, perché chi sta ammazzando l'agricoltura in primis è proprio la burocrazia. Perché non è possibile, perché l'agricoltura vive della vendita dei prodotti e dei soldi che vengono da Bruxelles, dei fondi comunitari. I fondi comunitari purtroppo dovevano essere liquidati entro dicembre, siamo a marzo, ci sono aziende che non hanno ancora ricevuto l'acconto, non il saldo. E c'è stato anche un europarlamentare che ha fatto un'interpellanza a Bruxelles
perché da Bruxelles i fondi sono partiti. Vogliamo capire dove sono andati a finire. Un'idea ce la siamo fatta leggendo alcuni articoli di stampa in questi giorni, perché c'è il Sian che assorbe, peggio di una spugna marina, tutti i fondi, società che cambiano nome, ma i soggetti sono sempre gli stessi, assorbono 7, 800, 900 mila euro, amministratori delegati a 120 mila, direttori, vicedirettori, che poi non abbiamo ancora capito qual è il loro compito, perché tra l'altro i compiti in agricoltura li svolgono tutti i CA, a gratis, perché AGEA oramai non ci dà più nemmeno un centesimo. Però loro poi assorbono questo. E poi i soldi che dovrebbero essere dati alle aziende non arrivano. Se a questo poi ci mettiamo un aumento dei costi di gestione, le varie tasse, ecco che si ferma l'agricoltura e a cascata in questa provincia si ferma un po' tutto. E si ferma anche il lavoro dipendente, perché considerate che le 28.000 aziende agricole che sono iscritte presso la Camera di Commercio di Foggia assumono, da dati INPS, negli elenchi anagrafici, 40.000 braccianti agricoli. Ufficialmente. Ecco, poi parliamo anche della... Qua scenderemo in pieghe dolorose, perché ci sono quelli iscritti che sono falsi e ci sono quelli veri che non sono iscritti. Però diciamo che i dati reali quelli sono, quelli e metti quegli altri, comunque in base anche al numero delle giornate che servono in agricoltura, perché una volta che c'è il prodotto lo devi raccogliere, devi assumere le persone, non puoi fare diversamente. E questo è anche l'altro lato, perché magari una fabbrica chiudi il portone, spegni le macchine e te ne vai. In agricoltura il bestiame lo devi governare, i prodotti li devi raccogliere quel giorno, perché se aspetti due giorni marciscono nel terreno e quindi danni su danni. Presidente Porrega, ha avuto modo, conosce tutti, li ascolta quotidianamente. Giovane presidente della Camera di Commercio, immaginava di diventare presidente in un momento così difficile, così amaro anche? Diciamo che non immaginavo innanzitutto di diventare presidente e quindi non mi ponevo il problema in quali condizioni lo sarei diventato. Ovviamente la difficoltà in cui non solo la Camera di Commercio ma l'intero sistema delle imprese opera nel nostro territorio e sotto gli occhi di tutti, i dati che ci consegna oggi Confcommercio, ma che ovviamente anche il registro delle imprese che è tenuto dalle Camere di Commercio e a Foggia dalla Camera di Commercio di Foggia, ci consegnano un quadro della situazione che è percepibile anche però quotidianamente, insomma, parlando con gli imprenditori, girando per le strade. Non scopriamo oggi qual è la difficoltà in cui l'economia nazionale e quella locale in particolare versano. E quindi noi ci possiamo attardare e soffermare nell'analisi dei dati, nella definizione di quanto grave sia la situazione, ed è giusto farlo, è necessario farlo. Dopodiché dobbiamo anche però iniziare a capire cosa possiamo fare, in che direzione stiamo andando, e sapere che alcune leve possono essere sotto il nostro controllo a livello locale, molte altre, le più importanti, purtroppo non sono da noi gestibili. La provincia di Foggia vive una difficoltà particolare, ma all'interno di una regione e di un paese che hanno lo stesso trend, cioè un trend negativo sotto il profilo dell'occupazione, sotto il profilo della natalità delle imprese, sotto il profilo del credito, sotto il profilo dei volumi d'affari delle imprese, ovviamente con delle distinzioni tra i territori, ma che non sono così forti, così radicali, così come con delle distinzioni tra i settori, ma che comunque disegnano un trend negativo. Ovviamente tutti noi aspettiamo, con la speranza dell'imprenditore, con la speranza dei cittadini, che la congiuntura possa finalmente cambiare. Oggi stiamo iniziando a vedere dei piccoli segnali positivi sul PIL, ma che sono ovviamente molto esigui e che certamente non ci consentono di prevedere un recupero di tutto il PIL che è stato perso a livello nazionale nel breve termine. Però nell'attesa che la congiuntura
possa cambiare e che ovviamente il governo nazionale possa incidere in modo forte con le politiche, sulle politiche economiche e di rilancio dell'economia, nel territorio dobbiamo fare il nostro. Ora io non voglio, so che lei vorrà posticipare ai prossimi interventi l'attività di proposta. Certamente vi sono elementi e tematiche, il credito, l'internazionalizzazione, la formazione, le infrastrutture e una serie di altre questioni che richiedono una operatività concreta, una propositività concreta e un'unità di intenti del territorio, ovviamente anche nell'interlocuzione con i decisori a livello nazionale, il governo, e a livello regionale, l'ente regione. Sono tutte questioni su cui dobbiamo portare avanti iniziative concrete perché l'ambito e il contesto in cui le imprese operano possa essere un contesto migliore. Se vuole dopo ci soffermiamo su quali possono essere le iniziative in questo senso. Allora, volevo farvi ascoltare due interviste, di un meccanico, dunque un artigiano, e l'altra di un imprenditore del settore della ristorazione in gravi difficoltà, e molto sul loro lavoro pesa anche la fiscalità locale. Sentiamo. Mario Montecalvo, da 29 anni, meccanico, appassionato di auto d'epoca, però con tanti problemi potrebbe addirittura chiudere questa officina. Che cosa è successo nel tempo? È successo che praticamente con il passare, negli ultimi anni, diciamo che ci sono state delle varianti, diciamo, come per esempio i parcheggi, qua le strisce blu, perché noi lavoriamo con le macchine, quindi chiaramente abbiamo dei problemi con i parcheggi, con i parcheggiatori, ma poi sono tante le problematiche, diciamo, degli operai che praticamente li teniamo a posto, eccetera, eccetera. Mentre è un costo questo? È un costo, chiaramente. Noi siamo, di solito siamo 5 persone a lavorare e quindi dobbiamo pagare tutti i contributi, eccetera, eccetera, e non ce la facciamo più, siamo in ginocchio. Per andare avanti, diciamo, si aggira che dovremmo guadagnare, cioè proprio per pagare le spese, eccetera, eccetera, stiamo intorno a 6-7 mila euro, cifra che ormai non la prendiamo più, quindi stiamo a rimettere mensilmente, e quindi diciamo, non sono solo io, cioè, chiaramente qui a Foggia è un po' tutta la situazione così. Mario, quando è iniziata questa crisi? Negli ultimi 2 anni, per esempio, è diventata una cosa proprio critica. Sì, licenziamenti ce ne sono stati? Sì. Quanti ragazzi? Io c'avevo 5, ultimamente c'avevo 5 persone a lavorare, adesso ne siamo rimasti 3. Quindi 2 sono andati? Due sono, li ho dovuti licenziare, a malincuore però. Siamo, Mario, all'interno di questo carro attrezzi del 1965, che è il simbolo della tua azienda, che non deve chiudere perché andrebbe poi in pensione. Certo, andrebbe in pensione. Quindi è anche un appello alle istituzioni, allo Stato, a qualcuno che ci ascolta, affinché non chiuda un'altra piccola azienda. Certo, bisogna rimettersi in moto e rimettersi in moto, diciamo, bene. Dal punto di vista meccanico che cosa servirebbe? Un po' di olio? Diciamo un po' di olio. Allora, il peso fiscale per la piccola impresa, per la piccola officina meccanica, ma anche la fiscalità locale, anche le piccole cose, cioè su questa attività hanno pesato anche le strisce blu addirittura, quindi c'è anche una questione di riorganizzazione di spazi destinati alle aziende. Ma sentiamo adesso quello che succede ad un imprenditore della ristorazione. Antonio Basta, imprenditore di Foggia, ma oggi fare l'imprenditore è davvero difficile.
Sì, certamente i tempi sono cambiati e diciamo che la bandiera si è rivoltata totalmente e fare l'imprenditore è l'unica cosa negativa che si possa fare oggi. E noi che siamo ancora in campo, che stiamo cercando di resistere, è diventata molto molto difficile. Però lei mi raccontava che poi ci sono le tasse che da un anno all'altro sono addirittura duplicate. Molto di più di duplicate. Le tasse sono quelle che stanno oramai dando il colpo di grazia e la causa di quelle tante attività che hanno dovuto chiudere, consegnare le partite IVA, e parliamo di 10.000 posti di lavoro che non ci sono più. Noi siamo, oltre che siamo tartassati da una pressione fiscale del 79%, per cui è una tassazione che non c'è, non esiste in nessun'altra parte del mondo, ma poi vediamo i nostri comuni che sono liberi di aumentare, triplicare, duplicare qualsiasi tassa a carico nostro in un modo spaventoso. Lei è stato costretto in passato anche, diciamo, a diminuire il numero dei suoi dipendenti per mantenere l'azienda? Sì, certamente. Anch'io ho dovuto diminuire il nostro organico, appunto perché a fine mese poi devi dare tranquillità di poter pagare gli altri, pagare gli stipendi, perché sennò non puoi. E abbiamo ridotto anche noi 4 unità l'anno scorso. E i veri gladiatori siamo noi. Siamo noi che stiamo lottando contro il sistema, contro tutto, siamo soltanto noi. Se si perde un'azienda, si perdono le tasse che questa azienda paga. Se si perde se chiude un'azienda, non ci sono più posti di lavoro. I posti di lavoro, i dipendenti pagano le tasse allo Stato. Se non ci sono più posti di lavoro, lo Stato perde anche le tasse che i dipendenti, che il mondo dei lavoratori paga lo Stato. Cioè tutto dipende da un'azienda. Se facciamo morire l'azienda, perdiamo un grande capitale in Italia. Allora, abbiamo sentito due piccoli imprenditori, due settori diversi, uno artigiano meccanico e l'altro della ristorazione. Entrambi hanno lamentato il problema delle tasse e anche della fiscalità locale. Con noi in studio qui c'è il signor Cocozza del Bar Cocozza di Corso Roma. Lei ha aderito allo sciopero nazionale che c'è stato lunedì scorso e che sarà uno sciopero che continuerà ogni lunedì. Vi fermerete? Sì, prima di tutto io sono sono il presidente dei pubblici esercizi presso la Confcommercio. Quello che lei faceva di riferimento, perché sono anche nella veste di dirigente presso la FIT, per quanto riguarda i tabaccai. E noi come FIT abbiamo messo in opera questa protesta a livello nazionale, dove ad oltranza, tutti i lunedì, faremo uno sciopero di 3 ore dalle 9 alle 12. Questo fa capire che il problema non è solo dei pubblici esercizi, ma anche di quei settori dove una volta venivano considerati quasi sicuri, che davano una redditività certa, proprio in virtù di tante situazioni. Abbiamo sentito il presidente Gelsomino che ha esposto bene la criticità del nostro settore. Io posso raccontare la mia esperienza personale, vengo da generazioni di imprenditori, perché le nostre imprese molto spesso sono imprese familiari che si tramandano da padre in figlio, e una situazione così non l'abbiamo mai vissuta. Lo Stato, non lo so per quale motivo, quali sono le finalità, prima ci mette contro uno o l'altro. Abbiamo sentito prima i commercianti, l'edilizia, l'artigiano, l'agricoltore. Sembra che noi che produciamo, noi che sosteniamo l'economia, noi che diamo posti di lavoro, siamo il problema dello Stato. E invece io credo che noi siamo il 94% delle aziende che produciamo, che diamo lavoro, e molto spesso chi lavora con noi lavora
non per 6 mesi, 7 mesi, ma addirittura 10 anni, 15 anni, 20 anni, dove diventiamo quasi una famiglia. Si partecipa alla comunione dei figli, si partecipa ai matrimoni. E quindi non, onestamente non riesco a capire. E poi nel comune, noi allo Stato comunque diamo. Cioè, poi consumiamo. Il comune, i municipi che sono paghiamo vicini, le tasse. Che sono vicini, dovrebbero comprendere le realtà locali, no abusare della possibilità che hanno di aumentare al massimo tutto ciò che è tassazione locale. Noi non ce la facciamo però più. Avete deciso di fermare il corner del tabacchi e non del bar, perché? Perché queste sono attività sindacali che ogni sigla sindacale... No, c'è un peso maggiore? Certo, c'è un peso maggiore e sicuramente un ritorno di danno all'erario ci sarà, e quindi speriamo che questo, di far sentire, di, insomma, che questo... questa situazione farà comprendere, anche se non sono convinto, perché onestamente con tutte queste leggi che hanno fatto, dai dati che mi risultano, solo nel 2012 lo Stato ha perso 730 milioni di minor gettito fiscale, solo sul settore del tabacco. Quindi insomma, cioè, si fuma meno, magari ne guadagna la salute, però... No, no, non si tratta si fuma meno, perché poi bisogna vedere, certo, la lotta al contrabbando, se certo, è vero, certo. Perché molte volte il contrabbando, la sigaretta che viene dalla Russia, certo, oppure addirittura dai cinesi, fa più danno di... Noi come tabaccai, anzi, garantiamo una certa legalità, anche nel poi possiamo allargare nel campo dei giochi, di tante situazioni. Il tabacchino è sempre un luogo di legalità, mentre in giro molto spesso viene sostenuta l'illegalità, sempre con la Confcommercio. Noi abbiamo fatto parecchi tavoli anche sulla questione della illegalità a Foggia, e spesso ci è stato risposto che noi abbiamo il numero civico e quindi da noi possono venire a fare le loro dimostranze, mentre chi non ha il numero civico ha diritto a poter operare. Avete fatto un calcolo su quanto ha incassato, quanto meno ha incassato lo Stato con il fermo del lunedì? Con il fermo più o meno un 10%, con 3 ore di lavoro in meno, un 10%, 15%. Beh, insomma, sì. No, no, il danno l'hanno avuto. Si è sentito. Il danno l'hanno sentito, sì, sì, sì. Velocemente, una battuta rispetto a queste tre storie. Una l'abbiamo sentita adesso dal vivo, due parlano appunto, come avete sentito, anche del peso della fiscalità locale, e l'altro invece andiamo direttamente al monopolio, mettiamo le mani in tasca direttamente allo Stato. Presidente, io penso che noi abbiamo bisogno di toglierci questa camicia di forza che ci è stata messa, perché io mi sembra quasi, non voglio dire un aforisma che si usa nel campo dell'edilizia, qui di Carlo, cioè i muratori dicono a piombo, a livello, però il muro è storto. Cioè cosa voglio dire? Voglio dire che noi tutti quanti dicono che per scavalcare questa crisi bisogna incentivare, però nessuno finora lo fa. Cioè, lo diciamo solo in parole, ma non lo tramutiamo in fatti. Io penso che da queste storie che abbiamo sentito una riflessione mi viene da fare, cioè quella che l'impresa deve essere messa al centro di tutto, e poi senza impresa è finita l'Italia, perché secondo me senza impresa, senza la piccola e media impresa, l'Italia non ha motivo di esistere e di sopravvivere. Segretario, quando un'impresa è costretta a licenziare o quando un'impresa è costretta a tagliare gli stipendi, il sindacato come interviene? Ma io vorrei un momento però ripartire da questa questione del fisco, perché su questo credo che occorrerebbe una grande operazione di verità in questo paese. No, perché partivamo dal discorso anche del licenziamento, sì, sì, sia per il meccanico che per l'imprenditore della ristorazione. Quindi.
Il licenziamento è una questione sulla quale ci si cimenta non solo con dolore, ma anche provando a trovare le soluzioni possibili, concrete, prima di arrivare al punto del licenziamento. Non è un caso se abbiamo inseguito i contratti di solidarietà agli ammortizzatori in deroga, poi arriva un punto di tracollo. Qui però occorre cimentarsi con la questione fisco, perché guardate, noi continuiamo scelleratamente a stare in una follia fiscale in questo paese, che ha poi i suoi riverberi sull'economia locale e ha soprattutto il proprio cuore poggiato sul fisco, sulle imprese, sul lavoro dipendente e sui pensionati. Di fisco c'è bisogno per risanare i conti, per alimentare lo Stato sociale, per pagare quella che è la spesa pubblica. Il punto è capire da dove si recupera fisco, e noi soffriamo di due storture rispetto alle quali occorrerà pure trovare un bandolo. Uno, un'evasione mostruosa, che insieme alla corruzione fanno l'intero tessuto economico. Due, un problema di redistribuzione del reddito. Questo è un paese in cui si continua a penalizzare il lavoro delle imprese, il lavoro dipendente, ma non si toccano le rendite, non si toccano i patrimoni. Di lì bisogna partire, qualsiasi sia la maggioranza, per un problema di equità, ma soprattutto di rilancio economico. Presidente Di Carlo, brevemente, poi andiamo in pubblicità, perché per noi è importante. Vuole un mio parere sulle... Certamente, sì, ho detto una battuta. Vabbè, io conosco benissimo, diciamo, tutti e tre, siccome sono profondo conoscitore della mia città, quindi certo. Cocozza, li conosco da tanti anni, da quando eravamo, come dire, giovani, per cui so bene la storia anche degli altri imprenditori. Gli imprenditori, lo abbiamo detto prima, specialmente i piccoli imprenditori, che non hanno il supporto delle banche, che non parlano con i direttori generali, che hanno da perdere quando le banche gli stanno dietro, oggi sono destinati a morire. È una lenta agonia. Bisogna invertire, perché se tu hai un'impresa, io penso a un ristoratore, magari a chi ha un'azienda un po' più grande, un albergatore, gli fai pagare l'IMU sull'azienda. Cioè, un'azienda che deve produrre, gli fai pagare sul capannone. Cioè, quando tu gli alzi l'imposta sull'immondizia a quei livelli lì, quando, cioè, ogni giorno praticamente l'azienda viene boicottata. Il termine è giusto, è boicottata. Cioè, è l'impressione che ho che lo Stato tratti le imprese non come una risorsa, ma come un nemico. Allora dobbiamo fare in modo che lo Stato e le aziende siano amiche, cioè siano parte di un sistema che può, ed è l'unico sistema che può far ripartire il paese. Se non ripristiniamo questo rapporto di fiducia, di alleanza, di, non so come voglio chiamare, di amicizia tra questi due soggetti, che poi sono lo stesso soggetto, perché poi lo Stato chi è? Lo Stato siamo noi. Adesso invece siamo riusciti a essa, come, in una, come può andare avanti una famiglia se tutti i componenti di questa famiglia sono nemici tra di loro? È impossibile che vada bene, ci saranno sicuramente delle cose, è quello che sta succedendo nel nostro paese. Chiedo scusa, volevo riprendere quello che ha detto il presidente Di Carlo. Cioè, noi qualche settimana fa abbiamo avuto un esempio eclatante di quella che è la prima azienda italiana, che è la Fiat, che per motivi fiscali e di soppressione è stata costretta a trasferire all'estero sì, la sua fiscalità e la sua legalità, è stata costretta. Diciamo, costretta. Su certi aspetti sì, perché avere un'imposizione fiscale di circa 20 punti in meno, io penso che un'azienda deve assolutamente. Noi questo non lo possiamo fare. Questo noi non lo possiamo fare perché siamo piccole aziende, assolutamente. Questo è, voglio dire, il prezzo pagato agli aiuti continui che per 60 che anni è stato ma bisogna sostenere la piccola azienda. Allora, perché poi è la piccola impresa che produce, anche lì occorre fare un ragionamento, però, perché la piccola impresa così asfittica non ce la facciamo a portarla avanti, occorre lavorare insieme.
per la sua riqualificazione, per l'innovazione che le consenta realmente di stare sul mercato. Ma che è un altro tema. Chi è il nostro interlocutore? Con chi dobbiamo discutere? Intanto noi con voi e voi con noi. Credo che sia il punto di da qui partire. Speriamo. E soprattutto superando gli individualismi di ciascuno, che spesso. Ma ora non ma io credo che in generale, nelle nostre piccolezze non ci sono grosse problematiche, perché come spiegavo questo prima. Questo è un paese che spesso soffre. Con l'operaio, molte volte, con il nostro dipendente, noi cresciamo insieme, ci viviamo la quotidianità. No, no, ma non mi riferivo a quello, non mi riferivo a quello, parlo della. Delle distinzioni fra impresa e impresa, la necessità di superare un nanismo che non è più tollerabile in questo mercato complessivo, a quello mi riferisco. No, no, non è questo il punto. Poi insieme confrontarci per capire come superare dimensioni che non sono più reggibili. Un momento di raccordo deve essere naturalmente la Camera di Commercio. Mi chiamano per la pubblicità, Presidente Porrega, la sento tra 30 secondi. Riprendiamo, rieccoci in studio. Allora, Presidente Porrega, Camera di Commercio deve essere anche un momento di raccordo, di confronto tra l'impresa, i lavoratori e quindi anche il sindacato. Riprendiamo da questo dialogo anche molto, diciamo così, vivo e anche creativo tra la segretaria e il signor Cocozza. Ma la Camera di Commercio è definita la casa delle imprese, un ente pubblico che è vocato a tutelare l'interesse generale delle imprese nei singoli territori, quindi ha una responsabilità molto importante e ha una responsabilità che deriva dalla consapevolezza che qualcuno diceva prima, autorevolmente e secondo me correttamente, che è dall'impresa che parte lo sviluppo di un territorio. Soprattutto in un momento storico in cui non si può più pensare che dal pubblico e dal posto fisso possa, per quanto importante, essere garantito l'equilibrio sociale di un territorio, perché non è più sufficiente il pubblico, è l'impresa privata che può e che deve sostenere l'economia e il lavoro in un territorio. E purtroppo oggi fare impresa è una missione quasi impossibile. Oggi un commerciante, un neoimprenditore, un imprenditore di qualunque altro settore che decide di fare impresa o di avviare una nuova impresa si trova davanti non solo al rischio imprenditoriale che di per sé esiste per chi vuole fare l'imprenditore e quindi il mercato, un mercato ovviamente in una congiuntura economica negativa, ma si trova davanti a una serie di altri ostacoli che sono gravissimi. Pensiamo al problema della burocrazia, che è un ostacolo aggiuntivo, ottenere autorizzazioni, i controlli giusti per garantire la sicurezza, la legittimità e la legalità, ma che a volte sono elementi che in qualche modo condizionano e vincolano la potenzialità di un'impresa. Abbiamo detto il fisco, la difficoltà di accesso al credito, l'illegalità. Insomma, i commercianti sono esposti al rischio e alla pressione dell'illegalità in un modo pazzesco, ma tutti gli altri imprenditori, l'illegalità come l'abusivismo nel commercio, certo, l'illegalità come l'infiltrazione della criminalità nelle attività imprenditoriali, l'illegalità come estorsione, usura, insomma le difficoltà della giustizia, un imprenditore che non sa davanti a una causa civile quale sia il destino, a un'azione di recupero del credito. Se uno pensa a questi fenomeni, veramente si accorge come i tempi della giustizia, gli esiti della giustizia. Uno, vedendo tutte queste difficoltà e questi ostacoli, veramente pensa e riscontra che fare impresa è una missione quasi impossibile. Però è anche vero che è solo dall'impresa e dall'attività di impresa che può nascere lo sviluppo del territorio, ed è per questo che la Camera di Commercio deve stimolare, sollecitare, agevolare le condizioni per fare impresa. Quindi il tema del credito è uno dei temi su cui la Camera di Commercio, unitamente alle associazioni
datoriali e alle parti sociali e in raccordo con la regione può certamente svolgere un ruolo importante, ad esempio stimolando e sollecitando la regione, a erogare risorse sui consorzi di garanzia fidi, che sono uno strumento importantissimo per far arrivare risorse finanziarie alle imprese, così come una serie di altre iniziative che ovviamente non posso dire. No, adesso magari ne parliamo anche parlando del mercato del lavoro e anche del ruolo dei ex uffici di collocamento, cioè i centri territoriali per l'impiego, subito segretaria, parleremo anche di alcune iniziative finanziate dalla Regione Puglia per creare impresa, sentiremo tra poco. Però rispetto alla legalità e illegalità nel mercato del lavoro in particolare, volevo chiamare la Copagri, l'agricoltura, perché abbiamo un interessante contributo realizzato qualche giorno fa in occasione del congresso della CGIL con il segretario della FLAI CGIL, Daniele Calamita, che ci parla proprio di illegalità in agricoltura. I dati sono molto pesanti. Pregherei il collega dalla regia, Mario Fontanella, ho invertito un po' la scaletta, di mandare in onda l'intervista a Daniele Calamita. Un'agricoltura che ancora purtroppo si regge sui meccanismi perversi del caporalato. Noi nel nostro congresso abbiamo provato a fare una stima, è una stima che dà un'impressione catastrofica del settore, cioè su una mole di 36 milioni di euro che ruotano intorno alla raccolta del pomodoro, 30 vanno nelle tasche dei caporali e i rimanenti 6 vanno nelle tasche dei 15-20 mila lavoratori agricoli, soprattutto migranti, che forse in due mesi riescono a raggiungere 500 euro di guadagno netto. Soluzione: noi stiamo provando a batterci rispetto ad un'idea che è quella dell'ecovillaggio e dell'agricoltura d'alto impatto sociale, quindi come provare a scalfire quelli che sono gli elementi su cui il caporale fa leva, che sono il trasporto, che sono le condizioni abitative, che è la condizione di sudditanza. Ecovillaggio? Ecovillaggio, sì, un progetto lanciato in collaborazione con Art Village, con Libera, quindi provare a dire costruiamo un villaggio in condizioni dignitose, con i soldi che attualmente la Regione Puglia investe per portare acqua potabile al ghetto di Rignano, quindi per portare acqua all'illegalità. Noi abbiamo proposto un progetto di legalità dove veda i migranti attori principali di un cambiamento in un contesto di dignità. E come sta procedendo questo percorso? È fiducioso? Il percorso procede positivamente, la Regione Puglia ha dato il suo ok formale al percorso, siamo in attesa degli ultimi dettagli, quindi bandi regionali. Noi siamo fiduciosi che nel periodo estivo, quindi ad agosto, non parleremo più di ghetto di Rignano, ma avremo una realtà nuova di cui essere fieri per il nostro territorio. Allora, Presidente Enneo, ha sentito? Sì, ho sentito benissimo. Io ho la strana sensazione che come al solito in Italia il problema lo si voglia risolvere partendo dalla coda e non mai dalla testa. Il problema del caporalato, del lavoro in nero, è un problema grosso, per carità, nessuno lo vuole nascondere dietro a nessuno. Però partiamo un po' a ritroso, da cosa nasce il lavoro nero? Se noi abbiamo dei lavoratori che vengono in nero in Italia e non sono nemmeno nelle condizioni di poter essere regolarizzati dai datori di lavoro, se non si riesce a dare un punto di riferimento ai datori di lavoro, alle aziende agricole, una volta c'erano gli uffici di collocamento, ex Ministero del Lavoro, dove l'agricoltore, il datore di lavoro andava, chiedeva i lavoratori, conosceva, sapeva dove andarli a cercare ed era un ufficio pubblico che metteva a disposizione l'incrocio tra la domanda e l'offerta. Adesso dovrebbe passare anche attraverso le prefetture, no? Dove? Come? Quando? No, non funziona. Mi dica, non lo so, se un'azienda agricola vuole assumere del personale, dove deve andare? Gli uffici di collocamento, i centri per l'impiego, sì, hanno delle graduatorie, ma non hanno graduatorie dove io posso andare a scegliere, dove so la disponibilità
diciamo, quegli uffici andavano solamente riformati, aggiustati, invece si è pensato ad abolire, perché in Italia si fa così, si parte da un eccesso all'altro. Ci fu un periodo in cui sui giornali, la provincia di Foggia finì sui giornali perché eravamo la grande provincia dello sfruttamento del lavoro nero, poi salvo andarlo a scoprire che le stesse cose succedono in Veneto, succedono in Lombardia, succedono in Emilia Romagna. Venne l'allora sottosegretario alla presidenza, il presidente del consiglio era Prodi, venne l'onorevole Linguiti che era la sottosegretaria proprio per l'immigrazione. E io feci presente in quel sistema, in quella riunione, che probabilmente era come l'uovo di Colombo trovare una soluzione. Noi abbiamo comunque i centri per l'impiego. I centri per l'impiego sono computerizzati, basterebbe iniziare a fare un'indagine sul territorio pubblica con gli uffici di collocamento, chiamiamo così, così ci capiamo, certo, uffici di... metterli in contatto, perché un buon hacker con un computer si mette in contatto e fa decollare un missile dalla NASA a Houston, metterli in contatto quindi con i computer, con le ambasciate e con i consolati dell'area del Nord Africa, del Maghreb, per far sì che già i lavoratori che adesso vengono portati in Italia dalla malavita, no? E quindi si parte già col piede questo sbagliato. Questo però a monte, Presidente, questo a monte. Ma il problema, se lo vogliamo risolvere, lo risolveremo a monte, perché nel momento in cui avremo nelle campagne di Foggia 30.000 presenze illegali, nel momento in cui nella provincia di Foggia avremo 30.000 presenze illegali, che non sappiamo nemmeno chi sono, non li possiamo riconoscere, lo sapete che succede parecchie volte? Io devo raccogliere l'uva, devo raccogliere il pomodoro e lo devo raccogliere oggi. 36 milioni di prodotti, 30 finiscono nelle tasche dei caporali e solo 6, come diceva il segretario, nelle povere tasche degli immigrati. Sono lavoratori, ma ci sono anche le aziende. No, voglio dire, è anche una perdita per l'agricoltura, per le aziende agricole. Quindi. Che alternativa ha? Cioè il problema è che in mano ai caporali ci sono i lavoratori, ma ci sono anche le aziende, perché nel momento in cui viene a mancare il supporto pubblico, l'incrocio pubblico tra domanda e offerta, io azienda che devo assumere una squadra di 50 operai e mi serve per domani mattina alle 5, perché io domani mattina alle 5 devo riempire il camion, non devo riempire i cassoni o quant'altro, come devo fare? Ecco perché è importante la funzione della pubblica amministrazione, ma non quella di oggi, che un imprenditore agricolo deve consumare un terzo del suo anno di lavoro nei pubblici uffici. Ci vuole una burocrazia snella, veloce, ecco, a passo coi tempi. A proposito, sono arrivati dei messaggi su Facebook, perché noi abbiamo lanciato un post attraverso la nostra pagina Facebook di Municipia, e sono arrivati, insomma, dei messaggi, ne leggo tre. Se si pensasse al balzo dei dati statistici dell'Istat sulla disoccupazione giovanile nell'ultimo decennio, bisognerebbe fare una seria programmazione. A mio avviso si dovrebbe dare un taglio sia nelle aule del governo che nelle aule del Consiglio Comunale, quindi per tornare poi al peso della fiscalità locale e alle risorse, alla fine che fanno le risorse. Bisognerebbe smetterla di cercare sempre il colpevole dei degradi e di chiacchierare, ma fare azioni. Una salda collaborazione, la terza, con abbattimento di quei confini ideologici per un solo scopo positivo, futuro e sviluppo del Paese. Penso che comunque, insomma, più o meno è la sintesi di quello che delle proposte anche che avete tentato di lanciare, con le quali vorrei anche chiudere poi la trasmissione. C'era la segretaria che mi chiedeva l'intervento, le chiedo scusa, prego, può farlo, poi volevo sentire il segretario della CNA. No, nel senso che non c'è ombra di dubbio che il motore dell'economia sono le imprese. Però ragioniamo su un dato. Le imprese oggi hanno, un po' tutte, prevalentemente un mercato interno. L'esportazione è una parte minima delle imprese, parlo complessivamente, sì. Ora al di là. Peraltro esportazione riguarda anche una serie di altri paesi, l'esportazione non funziona per tutti, insomma, non possiamo produrre solo per esportare. Allora, c'è un problema di domanda interna, che è quella che ha agito il crollo per le imprese. Poi ci sono i problemi del credito, eccetera, che si innestano su questo. Le imprese oggi, per investire,
è solo un problema di credito, cioè mettendo in conto che si dia tanto credito alle imprese, per chi producono? Per quale domanda? Per quale collocazione di prodotti? Fermo il mercato, insomma. Allora, il punto è in questo momento letteralmente inverso, nel senso che lì bisogna ripartire costruendo il lavoro. Perché se non riparte il reddito, se non riparte il lavoro, non riparte la domanda. E allora come costruire il lavoro? Della coda. Come costruire? Per questo l'intervento pubblico utilizzando i fondi e riprogrammando lo sviluppo del paese. Far ripartire il lavoro significa rimettere in moto il reddito, farlo ripartire su gangli vitali significa anche sostenere all'atere il lavoro delle imprese, rimuovendo criticità storiche di questo sistema. La crisi noi la paghiamo di più perché ci sono storture economiche, strozzature di questo paese che occorre rimuovere. Si può coniugare un lavoro straordinario su queste strutture, utilizzare i fondi, utilizzare una fiscalità che metta le mani su chi ha gonfiato i patrimoni, patrimoni che non fanno domanda perché oltre un certo limite non si riesce più a consumare. Si può agire in questo senso. Se non si riparte dal lavoro e dall'alimentazione della domanda interna, noi sbattiamo la testa contro il muro. Deve essere anche una ripresa dei consumi, insomma, quindi è chiaro questo. Il segretario della CNA, Trombetta, proprio la CNA ha lanciato un allarme oggi sul Corriere della Sera rispetto ai ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione e non solo, e quindi le difficoltà delle aziende. Si parla solo del 17% delle aziende, delle imprese in cassa nei tempi giusti, nonostante ci sia una legge andata in vigore il 1 gennaio del 2013, e dunque cioè, è una delle sofferenze maggiori che avete come imprese. Sì, io voglio risintetizzarla con uno slogan: noi abbiamo bisogno in questa fase di uno Stato che, e di un'amministrazione, io la dico con una parola che ha un duplice significato, di un'amministrazione che serva, cioè che sia a servizio dei cittadini e che sia utile ai cittadini. Perché il nodo principale in Italia oggi, a mio parere, è questo: è ridare efficienza alla pubblica amministrazione, che consuma una quantità enorme di risorse e che soprattutto preleva una quantità enorme di risorse sul lavoro e quindi sui consumatori e sulle imprese. Ora, un'amministrazione che serve è un'amministrazione capace di ridurre le tasse, ma soprattutto è capace di accedere alle risorse lì dove stanno. Dove stanno le risorse oggi per la provincia di Foggia? Stanno nelle politiche comunitarie. E i ritardi che noi registriamo in questa provincia nell'accesso alle risorse segna negativamente la pubblica amministrazione, così come segna negativamente anche in un certo senso la capacità delle imprese di utilizzare quelle risorse. In Camera di Commercio, nel programma nuovo che segna la presidenza di Fabio, abbiamo messo l'occhio su questo, no? Come riuscire a informare le imprese che ci sono le risorse, ma non ad informarle con un convegno, a tenerle costantemente sotto monitoraggio e a spingere. Una sorta di sportello, se direbbe, ma non solo no? Sportello, cioè, di più, fare animazione in questo campo. Lo sportello eroga l'informazione, animare significa costruire le condizioni. E allora, come superiamo il nanismo? Mica cancellando l'esperienza italiana di fare impresa, che è di piccole imprese, ma costruendo reti, certo. Costruendo reti, mettendo insieme le piccole imprese, superando lo slogan diffuso del fare da solo e fai per tre, ma invece usare lo slogan di quando eravamo ragazzini, che chi trova un amico trova un tesoro, cioè costruire queste condizioni. Noi dobbiamo avere una pubblica amministrazione, un sindacato, associazioni di imprese che costruiscono il contesto adatto per lo sviluppo delle imprese, per la ripresa. Solo attraverso questo io credo che noi riusciremo a dare ottimismo alle persone che accettano la sfida del rischio e che attorno alla sfida del rischio creano lavoro.
È chiaro che una pubblica amministrazione diversa è una pubblica amministrazione che uccide le imprese. Se un'impresa lavora, anticipa capitale e poi non riesce a riscuotere, è chiaro che ha bisogno del credito. Se poi gli si chiude anche il credito, è chiaro che quell'impresa impazzisce. È chiaro. Impazzisce, che significa non solo licenziare, ma chiudere esperienze di vita che in alcuni casi sono esperienze che hanno radici molto, molto antiche. È su questo che lanciamo l'allarme con l'iniziativa nazionale. Esatto. Colgo l'occasione per salutare il nuovo presidente di Federalberghi, Notarangelo, è qui seduto in prima fila. Allora, presidente, la ricezione dovrebbe essere un settore che continua ancora a tirare, no? Ma continua ancora a tirare, sì, per fortuna, diciamo, anche noi abbiamo i nostri problemi, diciamo, il turismo è quello che forse in questo periodo ne risente meno, ma anche noi, soprattutto nella nostra provincia, abbiamo bisogno di ristrutturare. Io sono in parte d'accordo con quello che diceva il segretario, diciamo, della CGIL. Abbiamo bisogno di innovare, abbiamo bisogno di rinnovare le nostre imprese, abbiamo bisogno di rinnovare il nostro prodotto, ma quello che volevo farle ulteriormente una domanda è vero che abbiamo parlato prima che la Fiat è andata all'estero, ma immagini che fonti attuali l'Inghilterra la danno con una crescita del PIL al 2,7%, il mercato del lavoro è libero e quindi, diciamo, datori di lavoro e lavoratori possono da loro scegliere il prezzo e il costo del lavoro è al 12,50 e la tassazione per un'azienda è al 20%. L'ulteriore fattore che vogliamo, noi parliamo di quello che evade l'imprenditore, ma di quello che ruba la pubblica amministrazione, dei furti che vengono fatti, di tutti quegli sprechi di cui oggi non si sta facendo assolutamente nulla. Immaginiamo che un ministro inglese, soltanto perché si è accorto che la sua colf non era in regola, si è dimesso. In Italia un ministro si deve dimettere soltanto se minaccia di morte un giornale. Di questo dobbiamo veramente preoccuparci. Comunque è grave. Mi sembra, diciamo, uno si è dimesso perché non aveva un dipendente che non era in regola, sì. L'altro è stato forse uno dei pochi casi. Cioè, la situazione è veramente drammatica oggi in Italia, quindi bisogna smetterla di vedere un imprenditore che è già nato ladro per definizione. Cioè, questo è veramente assurdo. Di sicuro bisogna rilanciare il lavoro, ma con un costo del lavoro a questi, con questi tassi e con questi tassi di pressione fiscale, noi di sicuro abbiamo problemi. Poi, che abbiamo un sistema produttivo ormai vecchio e bisogna sberchiarlo e quindi rinnovarlo, bisogna rilanciare sull'innovazione, siamo perfettamente d'accordo, perché è soltanto su quello che riusciremo a ricostruire un nuovo prodotto e a rilanciarlo, ma le due si devono aiutare, perché sennò non andremo da nessuna parte. Grazie. Grazie a lei. Un giovane imprenditore e come tantissimi altri giovani, praticamente lei ha investito sulle sue forze. Molti avrebbero a disposizione, come accennava il segretario provinciale della CNA Trombetta, avrebbero a disposizione delle risorse per le famose start-up. Ci sono 54 milioni di euro dalla regione per questi start-up, questi famosi nidi. Non abbiamo il tempo di ascoltare il centro territoriale per l'impiego, ma in sostanza c'è la possibilità per chi vuole fare di recarsi presso il centro territoriale per l'impiego e quindi anche partire con una progettazione. Ma non è la prima di progettazione, è l'ennesima, e i fondi si fermano, è stato detto da più parti. Come si fa, presidente Porreca, siamo alle battute finali, come si fa a disincagliare questa burocrazia? Come si può fare? Da dove si può partire? Ma questo lo chiedo a tutti. Ma il tema dei fondi comunitari è un tema molto cruciale per il territorio, perché parliamo di ingenti risorse per lo più veicolate attraverso la regione e che purtroppo non sempre arrivano sul territorio. A fine 2013 l'Italia aveva utilizzato sulla vecchia programmazione intorno al 50% delle risorse, quindi il 50% era in qualche modo inutilizzato, ovviamente sta cercando di recuperare, e la Puglia era più o meno in linea con questo dato. Quindi in una situazione di crisi economica come quella che viviamo,
pensare di perdere risorse, e parliamo per la sola Puglia di molte decine di milioni di euro, è certamente un peccato e una colpa di cui non ci dobbiamo rendere responsabili, e quindi dobbiamo insieme con la Regione mettere in campo delle pratiche e delle azioni perché tutte le risorse disponibili vengano impiegate. La provincia di Foggia si è purtroppo distinta in senso negativo per utilizzo delle risorse comunitarie e regionali. Su alcune misure veicolate da Puglia Sviluppo, la provincia di Foggia dell'intera dotazione regionale ha avuto accesso, per esempio sui PIA piccole imprese, sui PIA piccole e medie imprese, per circa il 10-12% delle risorse. Quindi quello che può fare il territorio e la Camera di Commercio è interloquire con la Regione affinché le risorse che arrivano sul territorio aumentino attraverso, e lo diceva bene Antonio Trombetta, un'attività di informazione, di relazione con le imprese molto più forte e intensa. Sul bando nidi di cui lei ha parlato, diverse volte in Camera di Commercio e in altri organismi, ad esempio nei GAL, sono stati fatti incontri con gli imprenditori per spiegare le potenzialità di quel bando. Il bando nidi è un bando della Regione, come giustamente le diceva, che ha una dotazione di oltre 50 milioni di euro e che è finalizzato allo start-up di nuove imprese giovanili e femminili. No? Quindi è chiaro che se quelle risorse non vengono appieno utilizzate a livello regionale e non vengono fortemente utilizzate a livello provinciale, diventa un'occasione persa, quindi opportunità che non vengono colte, risorse che non arrivano sul territorio. Ma quando parliamo di risorse parliamo anche delle risorse che vanno sul pubblico, sulle infrastrutture, esatto. Che sono ovviamente una condizione necessaria non solo per generare in sé lavoro, perché quando si realizzano infrastrutture, pensiamo alle infrastrutture sulle ferrovie, all'alta capacità, ma pensiamo anche all'infrastruttura dell'allungamento della pista dell'aeroporto, non solo sono risorse che generano lavoro per la realizzazione di quell'infrastruttura, ma poi sono risorse che generano le condizioni per uno sviluppo del territorio. Quindi è chiaro che noi su quello dobbiamo essere molto determinati, molto uniti. Tenete presente che l'allungamento della pista del Gino Lisa, per cui ci sono risorse destinate, stanziate, di 14 milioni di euro di fondi FAS, quindi fondi statali, non va avanti perché manca, torniamo alla burocrazia, la valutazione di impatto ambientale del Ministero, che ovviamente si prende i tempi che ritiene. Tutti noi siamo impegnati nel fare un'attività di sollecitazione con la Regione, unitamente alla Regione e con le altre istituzioni e organizzazioni, affinché questa benedetta via, che è un atto credo dovuto, arrivi e sblocchi finalmente un appalto, in un momento in cui il settore delle costruzioni, dell'edilizia a livello nazionale e locale è in difficoltà. Bloccare un appalto diventa davvero quasi quello che è successo anche con l'alta capacità, mi perdoni Presidente Porreca, Di Carlo, quello che è successo anche con l'alta capacità, dove insomma è successo con l'alta capacità, altri 250. Ma io stamattina dicevo il discorso del secondo casello, 10 anni da quando lo abbiamo presentato. Cioè, è tutto quello che succede in questo paese ha dei tempi che sono assolutamente biblici e non li possiamo più permettere. Però se lei mi permette... Ma ci sono dei tempi lunghissimi sugli espropri, per quanto riguarda secondo casello. È tutto però, difficile, perché uno dei proprietari che aveva 100 metri... Sì, ma io lo seguo, voi sapete che io ho sottoscritto il protocollo per il casello, quindi sono soggetto attivo. Certo. Vengo sollecitato da Pavimenta, dice ma è possibile che noi non riusciamo a farlo sto casello perché c'è uno che ha 50 metri e voglio dire... Insomma, ci sono gli interessi poi dietro. Però non sappiamo, so se lei poi mi dà la possibilità di dire una cosa, la dico adesso così. Assolutamente sì. Allora, io volevo dire questo, perché noi dobbiamo uscire da qui con un'idea, no? Con una prospettiva che secondo me è importante. L'impresa di questo paese, il mondo dell'impresa fatto di imprenditori e di lavoratori, quindi ribadisco sempre il discorso che siamo... La stessa cosa, il lavoro è fatto di due soggetti. L'impresa è la parte più importante dell'impresa, che sono i lavoratori. L'impresa di questo paese è malata,
in questo momento è fortemente malata. Il malato come si cura? Il malato si cura con dandogli dei farmaci sintomatici per togliere come dire, i sintomi immediatamente e poi con una profilassi nel tempo per farlo guarire completamente. Adesso noi dobbiamo dare delle risposte immediate all'imprenditore di questo paese che non ce la fa più. Le risposte immediate sono il credito, sono la sospensione di alcune tasse che devono avvenire a livello locale. Come dire, dobbiamo dargli un segno tangibile che è una risorsa per il paese. Poi andremo a affrontare il discorso del nanismo, perché noi siamo quelli che abbiamo fatto il primo contratto di rete nell'agroindustria, ma è difficilissimo, perché poi dobbiamo spiegare a Cocozza, per uscire dal suo nanismo che c'è il tabaccaio e il bar, cosa può fare. Io non lo so cosa può fare. Allora, ho capito, ci sono piccoli produttori artigiani che si possono mettere insieme perché fanno eccellenza, ci sono agricoltori che si possono mettere insieme, ci sono industrie, ma ci sono anche commercianti che non possono fare altro, e allora li dobbiamo aiutare a fare quello che hanno sempre fatto, con il sorriso, perché fino a 10 anni fa andavano la mattina con il sorriso ad aprire la loro serranda. Oggi vanno con la testa abbassata, quasi come se fossero condannati ad aprire la cosa. Allora dobbiamo fare in modo che l'impresa non si senta più un condannato, ma che si senta una cosa importante nella sua dimensione piccola, piccolissima, grande che sia, che si senta, come dire, riconosciuto dal paese il suo ruolo centrale. Oggi invece è una specie di bancomat dove tutti vanno e cercano di prendere qualcosa. Allora, siamo veramente alle battute finali. Io prima di chiudere vorrei lanciare un servizio. Ci racconta della cartiera, la prima industria di Foggia. Quello che era, pregherei il collega Mario Fontanella di prepararci questo contributo, quello che era e quello che è, probabilmente ci racconta quello che siamo stati capaci di perdere o non siamo stati in grado di mantenere, e quello che la politica non ha fatto o che probabilmente ha fatto male. Può partire il servizio. Un viaggio indietro nel tempo di 80 anni per raccontare la cartiera di Foggia. L'industria cellulosa d'Italia nel 1936 passa all'Istituto Poligrafico dello Stato. La cartiera diventa il primo grande polo industriale. Durante il secondo conflitto mondiale, vicinissimo allo stabilimento foggiano, c'era un centro chimico che produceva microcellulosa. Lo raccontano anche le cronache dell'epoca. Nel dopoguerra sono 4.000 i lavoratori della cartiera di Foggia. Nello stabilimento, alla periferia della città, si produce cellulosa da paglia, cellulosa da scarti di stracci e quindi carta, che viene trasferita a Roma per le necessità del poligrafico, oltre alla produzione di carta da bollo. Nello stabilimento ci sono 4 macchine continue che producono carta filigranata, lavorano 7 giorni su 7, su 3 turni per tutto l'anno, eccetto il mese di agosto. Una sola linea invece produce i blocchetti di fogli di carta valori. Poi viene costruito un impianto per trasformare la cellulosa da pioppo. E il 1970, dopo 4 anni, nel 74, la cartiera produce le targhe per auto. Nel 76 viene sostituito il vecchio processo per la linea cellulosa paglia, chiamato processo al clorosodo, con nuovo denominato Nacopaglia, e il 1978. Ma dopo 8 anni, anche questo processo viene sostituito con una tecnologia all'avanguardia che però non produce buoni risultati. Sempre in quell'anno il poligrafico fa produrre a Foggia soltanto la cellulosa e la carta per giornale, mentre Fabriano produce tutta la carta per altro fabbisogno e Roma provvede alla stampa. Nel 1996 si inizia a discutere della riorganizzazione del poligrafico.
e iniziano i problemi. L'istituto ha bisogno di 920 miliardi di vecchie lire per la pianificazione dei debiti. Interviene lo Stato che li azzera e arriva anche la trasformazione in SPA. Con essa le valutazioni economiche sull'attività dello stabilimento di Foggia. Così si ferma l'impianto che produce cellulosa da carta riciclata, poi quello che produce cellulosa da paglia. Siamo intorno al 2000. Stop anche all'impianto che produce fibre cellulose e cartone. Delle quattro linee continue ne restano soltanto tre in funzione, poi due e poi soltanto una. Delle 4.000 unità lavorative si passa alla metà. Dopo anni si arriva a 1.000 lavoratori e oggi in cartiera ci sono soltanto 270 unità lavorative. Attualmente a Foggia si stampano i ricettari medici per tutta l'Italia, ma anche la carta utilizzata per i bollini applicati sui medicinali. Viene stampata la carta filigranata, ma soltanto per il fabbisogno dell'istituto poligrafico. Ad oggi è ferma la stampa del gioco del lotto. Seppur in calo, la cartiera produce le targhe per auto per tutta l'Italia. Nel 2013 ne ha stampate quasi 2 milioni. Nei primi tre mesi del nuovo anno si è registrato un calo pari al 20%. Allora, qui in studio c'è il segretario della Wilcom, Luigi Pompa. È stato operaio storico della cartiera. Guardi, veramente una battuta. No, ma proprio un flash rapidissimo per dire questo. I numeri sono gravi di per sé, quelli che avete citato. Quindi si parla di una riduzione di dipendenti. Io non so se noi siamo se il poligrafico va inserito tra le piccole, medie e grandi aziende. Solo una domanda. Ecco, mi rivolgo a lei per questo. No, segretario, allora, solo una domanda. Il futuro, 270 lavoratori. Allora, il futuro è questo. Noi abbiamo assunto negli ultimi tre anni 74 apprendisti. Di questi i primi 16 sono stati stabilizzati. L'estate scorsa i primi 6 non sono stati stabilizzati. Abbiamo in scadenza di contratto 16 apprendisti. No, sto a dire questo: se non facciamo un qualcosa che ci tutela per garantire la produzione del giocolotto che deve tornare a Foggia, corriamo il rischio che questi 66 apprendisti perdono tutti quanti il posto di lavoro, e credo di aver detto tutto con questo. Perfetto, allora solo veramente in sintesi ci racconta questo servizio realizzato dal collega Francesco Fradella, sapientemente montato dal collega Gianni Parisi, ci racconta un po' la storia contemporanea di Foggia, no? Si esce dal dopoguerra, quindi periodo pesante, importante, pesante da un punto di vista economico e sociale, il territorio è devastato, Foggia è stata capace di creare una industria così imponente, così importante, che aveva addirittura, era riuscita a raggiungere 4.000 unità lavorative e tante professionalità, e siamo stati capaci di perdere questa grande industria ormai ridotta a 270 lavoratori. Si può ripartire, ma veramente una battuta velocissima, si può ripartire così come se fossimo nel dopoguerra, così come fatto con la cartiera da Foggia, in un momento difficile e quasi da dopoguerra questo, e creare qualcosa, magari non un'industria da 4.000 posti, però non perdiamo le imprese e le industrie che abbiamo, cioè facciamone tesoro, teniamole qui, diamogli una mano. L'ultima battuta per voi, Presidente. Sì, Gelsomino. Si può ripartire perché secondo me bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, e noi come territorio abbiamo la possibilità e la capacità di ripartire con due parole: turismo e agroalimentare. Stop. Segretario, più il punto è questo, che pessimista. Abbiamo indicatori da provincia poverissima e in realtà abbiamo delle valenze ambientali, culturali, archeologiche, enogastronomiche. Abbiamo tutto. Abbiamo una miscela esplosiva, come mi piace dire, e non riusciamo a capire perché non esplode. Come esplodere significa lavorare insieme,
riuscire ad avere un progetto che investa sui filoni, sono quelli che venivano richiamati, con una industria che può stare in raccordo a questi filoni e soprattutto sapere che non possiamo continuare a campare con lo sguardo all'indietro. Non si può trascinare ciò che non regge più sul mercato. Occorre un progetto che punti su innovazione e qualità, piaccia o no, non è il punto di accompagnare, è il punto di accompagnare per promuovere un salto di qualità, se non, non ce la facciamo. Ha ragione segretario, il poligrafico è morto, sta lentamente morendo, perché non ha guardato avanti. Quando si è accorto che non era più sul mercato, perché aveva delle commesse che gli venivano dallo Stato, non sono stati messi nella condizione di competere perché avevano gli ordini che gli veniva dallo Stato, e lo Stato le pagavano qualsiasi cifra, perché era una grande competenza. L'errore del poligrafico è che non si è investito, perché il pubblico deve fare il suo lavoro e il privato deve fare il suo lavoro. Il pubblico lì voleva fare il privato con i soldi del pubblico e questo è fallito. In questo momento noi abbiamo la possibilità di uscire da questa situazione. Lo deve fare prima il Paese. Noi dobbiamo prendere la consapevolezza delle nostre capacità, dobbiamo adeguarci ai tempi, dobbiamo innovare, ma è il Paese, come dire, noi siamo una parte, una piccolissima parte di questa nave Italia, che non si può salvare da sola. Allora noi possiamo partecipare al salvataggio della nostra nicchia, dove siamo ubicati su questa nave, ma qui la questione è più grande, non possiamo noi dare sulle responsabilità di questa provincia il salvataggio di un paese, noi dobbiamo fare il nostro dovere, ma chi guida la nave, chi guida la nave ci deve portare in acque più tranquille, dove noi possiamo avere un po', ma neanche un remo, noi siamo in un angolino fine, della, la parola della finale, nave. La parola finale la voglio lasciare dove arriva alla Presidente Porretta, Trombetta. Io sarò velocissimo, io non credo che bisogna ripartire dall'archeologia industriale, insomma, il poligrafico è stata un'esperienza e non è stata il frutto di Foggia, anzi è stata il frutto di uno Stato che interveniva per lo sviluppo industriale. Noi l'unica cosa che abbiamo creato su questo territorio è l'impresa diffusa. Possiamo ripartire sostenendo l'impresa diffusa, ridandogli protagonismo, costruendo un ambiente adatto per far sì che questa impresa si sviluppi. Questo è quello che dobbiamo chiedere alle pubbliche amministrazioni, alla Camera di Commercio e agli imprenditori, dobbiamo richiedere fiducia. È possibile, è più difficile. Certo. È più difficile perché ci impegna in un protagonismo, ma è possibile, io credo di sì. Ci sono strade da percorrere, scelte da fare, l'assunzione della piccola impresa come possibile alleato da parte anche dei soggetti politici che troppo spesso mettono l'occhio sulla grande impresa dimenticandosi che la ricchezza di questo territorio è la piccola impresa e l'impresa diffusa. Presidente Neo. Sì, io voglio solamente con un piccolo concetto. Questa provincia può e deve ripartire, però deve ripartire da quello che ha. Perché probabilmente gli errori di questo territorio negli anni passati sono dovuti proprio al fatto di aver puntato su settori che non erano congeniali a questo territorio. Vedesi chimica Manfredonia, vedesi Cartiere e quant'altro. Noi dobbiamo partire da quello che abbiamo. Abbiamo l'agroalimentare, il turismo. Quindi dobbiamo potenziare l'agroalimentare con produzione di eccellenza, con la trasformazione che dobbiamo fare in loco, quindi andare a costruire anche un percorso industriale, però agroindustriale, perché è quella la materia prima che abbiamo qui. E noi abbiamo una fortuna, la provincia di Foggia, a differenza di altre province pugliesi o italiane, io certe volte scherzo, dico noi produciamo dall'aglio alla zucchina, cioè noi abbiamo una produzione che va da là alla buona zuppa, che noi produciamo olio, vino, grano, orto fresco, tutto, a differenza di altri territori che sono eccellenti solo per l'olio, solo per il vino, solo... noi produciamo tutto, quindi dobbiamo ripartire da questo, valorizzare quello che noi abbiamo, turismo e agroalimentare spesse volte viaggiano insieme perché ci sono moltissimi agriturismi nella nostra provincia, quindi, ed è quello perché, ripeto, secondo me certi mali sono nati proprio perché abbiamo puntato su canali che non erano
confacenti alle nostre, al territorio, insomma. Al nostro territorio. Presidente Porrecca, a lei l'ultima parola, la chiusura, la Camera di Commercio, la casa di tutte le imprese, insomma. Ma non la chiusura della Camera di Commercio. Intanto mi piace riscontrare che si chiude con una positività e un ottimismo. Noi dobbiamo prendere atto che le imprese hanno un ciclo di vita, può essere più o meno lungo e non sempre condizionabile dall'imprenditore, no? Ci sono una fase di nascita, di crescita, di sviluppo, di maturità e poi di declino. Può darsi che il settore del poligrafico, della cartiera, abbia vissuto anche naturalmente questo tipo di evoluzione. Poi noi speriamo che si possa rilanciare e riavviare. E peraltro noi siamo in un momento in cui i cambiamenti dell'economia sono repentini, insomma, ci sono settori che anche il commercio cambierà fortemente in futuro, l'impatto dell'e-commerce, di internet, cambierà anche il settore dell'editoria, delle televisioni, come sta cambiando, no? Molti vedono vedranno la vostra trasmissione su internet, non in televisione. Esatto. Il nostro sito, quindi noi dobbiamo anche cogliere questi cambiamenti e anche cogliere quelli che sono i trend. Io mi permetto di fare una richiesta, un suggerimento a voi come giornalisti e come editori. Proviamo anche a dare visibilità a quelli che sono i casi positivi del territorio. Perché nel nostro territorio ci sono piccole e anche non piccole imprese che hanno dimostrato e dimostrano quotidianamente quale possa essere il percorso. Pensate nell'agroalimentare imprese della cooperazione che esportano quasi tutta la loro produzione, penso alla cooperativa Giardinetto, alla cooperativa Futuragri, pensate ai nuovi conservi. Il consorzio ultimo di Lucera, Caccia e Mit. Perfetto, quindi, insomma, pensate ai conservifici che sono stati realizzati negli ultimi anni, AR, Futuragri stesso. Quindi ci sono anche delle realtà in movimento e che disegnano un percorso. Proviamo a dare visibilità anche a quelle realtà che possono fungere anche da stimolo agli altri imprenditori sulla positività, la propositività e la voglia di fare. Bene, sì, noi dovremo fare tesoro e faremo tesoro anche di questo consiglio, di questo input, perché il nostro impegno sarà quello di raccontare magari ogni settimana una storia bella, una storia nuova, di eccellenza, come suggerisce il Presidente Gelsomino. Vi ringrazio, grazie per essere stati con noi, grazie per i vostri interventi, grazie al nostro pubblico per averci accompagnato in questa nuova puntata di Municipia. Arrivederci a tutti voi, grazie.